veramente contento perché sappiamo che abbiamo la nostra identità. Quando diventiamo aggressivi, intensi, siamo una squadra fastidiosa che può far male a qualsiasi squadra. Noi dobbiamo capire questo, che noi abbiamo la nostra identità, dobbiamo lavorare su questa identità, migliorare nei dettagli perché ancora dobbiamo fare qualche passo in avanti, abbiamo subito un gol che magari poteva essere evitato. E quindi sì, sono contento, faccio i complimenti ai ragazzi perché battere così Pescara, che secondo me dal punto di vista dell'organico è una squadra importante, dà valore al lavoro dei ragazzi. Altre domande per Mister Toscano? Non vedo che si è prenotato nessuno. Fernando Gerasi, No, 9-1, volevo fare una domanda dicevi. se era possibile. Sì, chi è? Sì. Io Prego. sono Massimo Profeta, Rete 8 Sport in diretta. Buonasera Toscano. Tra l'altro volevo fare i complimenti perché all'inizio, secondo me, voi l'avete proprio impostata con questa aggressività a cui alludeva. Erano tutti duelli. Mi dica se sto sbagliando oppure se è una lettura giusta. Tutti duelli individuali. Sì, noi abbiamo la nostra identità, ripeto, che è questa, di essere sui riferimenti aggressivi e intensi. Quando ci riusciamo e stiamo bene, riusciamo a esprimere il nostro gioco. Oggi ci è riuscito benissimo, perché farlo contro una squadra come Pescara non era facile. Invece i ragazzi sono riusciti, hanno fatto una grande partita, rischiando poco perché abbiamo corso pochi pericoli, tranne il rigore che lo vorrei rivedere. Potevamo fare meglio il secondo tempo negli ultimi 16 metri, nella gestione della gara, forse un po' meglio quando abbiamo perso un pochettino di metri di campo, eravamo poco aggressivi, però nel complesso credo che i ragazzi abbiano fatto una grande partita e faccio i complimenti a loro. Altre domande per il mister? Guardi, io guardo tanto la mia squadra, che ha fatto bene. Poi non so dove arrivano, gli errori del Pescara, dove arriva la bravura nostra, però credo che noi abbiamo fatto una partita quasi perfetta. Tralasciando il gol e qualche situazione dove ci siamo abbassati un pochettino e abbiamo dato qualche metro di campo al Pescara, che abbiamo fatto una grande partita e i ragazzi hanno fatto una grande prestazione e faccio i complimenti ai ragazzi. Possiamo. No, ma gli ottimi, ma tutta la squadra ha fatto bene. Noi, il nostro gioco, i nostri quinti, gli esterni devono fare un gran lavoro, sia in fase di non possesso che in fase di possesso. E oggi hanno fatto benissimo. Va bene così? Ok, grazie a tutti, grazie mister. Peppe, scusa Peppe, mi Sì, ero Ferdinando. prenotato per l'ultima domanda, Vai, se è Ferdinando, vai. possibile. Oltretutto la bravura all'inizio, il Pescara era abbastanza abbottonato, ci aspettava spesso, si difendeva con i tempi giusti, la bravura nel riuscire al primo forse spazio trovato, quella giocata secondo me geniale di Menez. Tu dirai di no, a me è sembrata anche una situazione molto preparata quella, molto studiata, anche se tu mi dirai di no, perché No, l'anno scorso ci no, siamo passati aspetta tante una volte cosa. per questa cosa. Non era facile preparare la gara in un giorno, perché solo ieri con tutto il gruppo abbiamo lavorato su certe situazioni che potevamo sfruttare contro l'avversario di oggi. Poi è normale, quando c'è dei calciatori di qualità come German, come Jeremy, come Bellomo, che le situazioni te le rendono facili o ti rendono mettono in difficoltà gli avversari, poi tutto diventa più facile. Noi siamo contenti di avere giocatori così importanti. Oggi Jeremy, credo nel primo tempo abbia determinato in tutte le situazioni, sia pericolose sia nei gol. Ce lo teniamo ben stretto perché è un ragazzo straordinario che ha la voglia di voler migliorare e crescere ogni giorno e dare il suo contributo, che è notevole, le sue qualità tecniche, a questo gruppo e oggi l'ha dimostrato alla grande.